Signore e signori, benvenuti all'ultimo attesissimo episodio della nostra serie. Iniziavo a non sperarci più neanche io, ma dopo averla conosciuta 6 mesi fa in un manicomio abbandonato, aver scoperto che la cercavano da 3 anni grazie a una live di Omiaton e averla cercata per settimane, finalmente sono riuscito a incontrare Giudelka. E siccome voi siete qui per questo, non perdiamo altro tempo. Sto andando da Sabri, o Giudelka che sia. Ho chiamato i carabinieri per chiedere se loro avrebbero dovuto intervenire o potevo andare io tranquillo e mi hanno detto che non c'è nessuna denuncia di scomparsa perché, come mi aveva detto anche il fratello, è stata già trovata. La cosa che c'è in ballo è una segnalazione da parte della mamma che la vorrebbe con sé, ma lei essendo maggiorenne è libera di decidere. La cosa che voglio capire è se è veramente libera di decidere oppure se è qualcuno che la sta costringendo in questa situazione. Quindi andiamo là e proviamo a scoprirlo. Lei vive laggiù a sinistra. Ma sta iniziando ad avere ansia. Ho le mani tutte sudate. Però c'è anche da dire che incontrarla è già un gran È già un successo. gran successo, cavolo. Ci speriamo che venga da sola. Questa è l'unica cosa che mi mezzo preoccupa un po'. Eccola lì. Sì, 100%. Vado dietro, aspetta. Eccoti qua. Grazie. Quanto tempo? Ciao! Come stai? Bene! Così. Come se nulla fosse. La mia famiglia. Io che voglio stare lontana da loro. E questo l'avevamo capito. Adesso, la cosa che mi interessa tanto è il tuo bene. D'accordo, E una grazie. cosa che mi preoccupa è che ho conosciuto anche. Lui ha detto che sei in una situazione un po' pericolosa, perché sei insieme a delle persone non molto raccomandabili. Ma io sono una bambina per caso? No, non ho mai detto questo. Assolutamente no. Però voglio essere sicuro che tu sia tranquilla. Io sono ancora viva, non mi vedi come sono tutta intera? Aspetta, allora c'è qualcosa che non torna. Ma e chi è questa persona? E tu ci credi? Ma non esiste niente lì, ma figurati, non è vero. E perché mi ha detto. Sono segati, io sono venuti addosso, allora lei è scappata e è venuta da me tremava. E allora sei andata là. Mi manca qualche rotella. Sei andata a casa di questa persona. Ha chiamato Saba. Io mi sono messo questo perché c'è Saba. Saba è il compagno, cioè. Saba è quello che è accanto a me. Io non so di lui, lui non sa di me. Io non do fastidio, lui non dà fastidio a me. Se arriva un'altra persona che dà fastidio, buon, cerchiamo di risolvere il problema. Va bene, inizio a non capirci più nulla di nuovo. Quindi o lei non mi sta dicendo la verità, o le persone con cui ho parlato fino adesso mi hanno preso in giro. Comunque, l'importante è che lei stia bene. Vivere per strada non è bello. Fa diventare scema la gente. Io non lo so cosa mi ha fatto l'inviate. Anche se sono in una situazione del genere che non è carina, io voglio stare qua. Ok, però se anche tu sai che non è carina, proviamo a trovare una soluzione. Ora, la soluzione più ovvia sarebbe accompagnarla dalla sua famiglia. Purtroppo però non è così semplice. E hai detto che la tua famiglia non la vuoi più rivedere. Assolutamente. Posso sinceramente da amico chiederti come mai? La ombra del mio corpo Ok. la possiede mia madre Ok. e i miei fratelli. Quello che io sono in grado di fare lo sanno fare loro. Quello che loro non sanno fare l'hanno attaccato a me. Ah, quindi ti danno la colpa di cose che loro non sanno fare. Perché loro a te non ti diranno io gli sto dando la colpa, loro a te ti diranno lei ha una malattia. Lei da piccolina si è avuto dei problemi, lei è bipolare. Io ho visto il video di tua mamma di chi l'ha visto, no? Tu l'hai visto? Sì. Oh my God. Io sono sicuro che lei vuole solo sapere che tu stia bene. Allora, mia madre, quello che cercava da anni, l'ha già ottenuto. Sono 4 anni che sono per strada. Perché ti continua a cercare se il suo obiettivo era buttarti in strada? Perché loro senza di me non vanno avanti. Quindi tuo zio è dalla tua parte, visto che lo No, no, senti ancora. mio zio cerca di andare d'accordo con tutti quanti. Io riprovo a farla ragionare sulla questione della madre, ma non c'è davvero verso. Ma tu non pensi che solo dire a tua mamma sto bene? Ma per me, mia madre può morire, hai capito? Non l'ammazzo io perché mi porteranno in carcere, ma se mi porta al limite, se lei vuole questo, se lei vuole morire, se lei vuole che mi portino in carcere, se mi continua a rompere i puntini, puntini, in carcere mi manderà sicuramente. Lei e i miei fratelli
possono andare all'inferno. Per i loro problemi io devo vivere per strada, io devo pagare per loro. A questo possiamo trovare un'altra soluzione. Ma quindi se si trovasse una soluzione... Io sì. Tu già stasera puoi andare via libera. Certo, certo, sì. Mi mancherà quel posticino. Anche se mi trovo in una situazione non molto carina, però solo sistemarmi il lettino, sistemarmi le cose, così colà, io le faccio molto personale. Come fai scusa la domanda indelicata, a mantenerti? Ci sono i ragazzi del campo, mi portano da mangiare. Quando devo lavare i vestiti, loro mi portano a lavare i vestiti, perché se io vado in una lavanderia spenderò 50 euro. Ti ricordi che c'era un ragazzo con Gabriel. Me? Gabriel. Ah, ecco, qui... La Betty mi ha detto che vi siete picchiati. Erano insieme a Gabriele, si sono picchiati, si sono scassati e non sono più visti. Ma non solo con lui, con quanti? Si può dire che era un po' il tuo ragazzo? Perché anche sarebbero quasi tutti un po' i miei fidanzati lì, però io lo dico, non lo so. In che senso? Perché gli piacciono a tutti. E a te piacciono? Io dico, amicizia o stare male? Cosa vuoi fare? Vogliono stare male, forse non sono mai stati male. Problemi loro. Qui prendo la palla al balzo per fare un po' di gossip e farmi i fatti suoi. E lei il gossip me lo dà, spiazzandomi completamente. Ma sei stata male per amore? Una volta basta e avanza. L'ha ammazzata, guarda. Questa... Perché? Perché mi è toccata a me. Ma vive lì anche lui? No, lui è di un altro mondo. Perché lui è una persona famosa. Ma quanto famosa? Tanto. Da capo al mondo veniva qua perché aveva bisogno di vedermi per avere le idee delle canzoni che doveva comporre. Voleva vedere la situazione come io sono per poter scrivere la canzone e poi concerto. Ok, e il nome? Ah, non lo so. Come non lo sai? Non mi ricordo. Se non mi conosci non ti accorgerai. Che sono io. Però anche lui parla di te, però se io ti conosco capisco che parla di te. È il problema. Ti prego, devo sapere chi è. Ok, giocate anche voi. Provate a pensare tra tutti i cantanti del mondo di chi sta parlando. Dimmi una canzone, una sola. Borrocassè. Ah, Borrocassè. Ah, Maluma? Proprio lui. Maluma. Che per chi non lo sapesse è uno degli artisti sudamericani più ascoltati in tutto il mondo. Cioè, per farvi un esempio, il pezzo di cui mi sta parlando Judy ha più di 1 miliardo di views. È una follia, direte voi. E forse avete pure ragione. Ma considerando l'assurdità di questa storia, io non escludo più nulla. Sentite cosa mi dice lei. E io mi sono dimenticata alcune cose, quindi ho fatto il tatuaggio pensando di ricordare, Cosa dovevi ricordare? Una cosa... Io te l'ho detto che io dimentico. Io le cose che succedono oggi, io già domani vivo un'altra vita. Ok, certo. E ora sentite cosa dice la canzone. Non si acuerda de esa noche. Como dices que no te acuerdas, debemos de jugar. Quindi Maluma veniva qui per prendere ispirazione e scrivere le canzoni su di te. Quindi questa canzone è scritta per te. Però mi creava problemi a me. Perché? Perché tutti lo sapevano che era per me il playboy. Al di là di questa parentesi con Maluma, voglio capire perché, oltre che con sua madre, ce l'abbia da morire anche con suo fratello Starling. In striscia alla cosa che è successa di chi l'ha visto, un'altra persona mi ha contattato. Mio fratello? Sì. Mi sorprende che lui ti abbia detto che abbia cercato per me? Mi ha fatto proprio capire che ti vuole tanto bene. Quando ho visto mia sorella in quelle condizioni, cioè, sono crollato. Non ha neanche dormito la notte perché era preoccupato. È da 4 anni che loro dormono. È 4 anni che io sto vivendo per strada e loro dormono. Ti va di parlare con lui un secondo? Con chi? Con Starling. No. Al telefono? No. Per te lo farei, però... E che tu non sai quello che è successo, tu non sai... Ma io l'ho sentito che è pentito, capito? Ma non fa niente, 4 anni fa loro bastava che mi dicevano una parola. Il ragazzo che ti sta cercando nella città è Maluma. Il ragazzo che ti vuole è Maluma. Bastava che mi dicevano questo. Tu vuoi essere felice? La tua felicità è con lui? Vai con lui. Ok, a questo punto non so neanche io come convincerla, quindi decido di giocarmi l'ultima carta aprendomi con lei. Io... giocavo a basket ed ero ossessionato. Avrei fatto qualsiasi cosa. Non andavo mai in discoteca, non bevevo mai, non facevo mai tardi.
Sono andato a vivere lontano dalla mia famiglia per dedicarmi totalmente a quello. Poi ho avuto una delusione dal punto di vista, perché avevo un procuratore che gestiva le squadre in cui andavo a giocare. Mi ha fatto andare in una situazione orribile. Questa situazione molto molto brutta mi ha fatto passare totalmente la voglia di giocare a basket. Da essere ossessionato, che volevo giocare ogni giorno, che rinunciavo a tutto, zero. Non volevo più saperne in nessun modo. Da lì ho detto, non metto neanche mai più le scarpe. Per 3 anni, non le scarpe in generale, le scarpe da basket. Sì. Per 3 anni non ho mai, neanche una volta, giocato a basket. Poi la scorsa estate un mio amico mi ha detto, ma vieni a fare 2 tiri al campetto così. Io sono andato e da odio totale ho iniziato a divertirmi di nuovo. E una volta, e 2 volte, e 3 volte, e 4 volte. E adesso di nuovo, non con la voglia di andare a spaccare tutto e giocare in NBA, ma ho riacquistato quella passione. Finché quel mio amico non mi ha detto, prova, per caso, perché non è che era lì e ha detto adesso, no? Come per caso io sono qua in questo momento, ok? Quindi, dato che anche tu mi pare creda nel destino e che c'è una ragione se certe cose si intrecciano. Sì, oggi è una coincidenza. Esatto. Cioè. È magia. Se io sono qua, sento che è la stessa cosa di quel mio amico che quel giorno mi ha detto prova di nuovo. E se io non l'avessi fatto mi sarei perso un botto di bei momenti che poi ho vissuto. Non vorrei che tu magari, perché adesso sei arrabbiata, giustamente, perché è giusto che tu sia arrabbiata, rinunciassi a una cosa che inaspettatamente può farti stare meglio. 5 secondi, 1 secondo, 0,5 secondo e gli dici, Starlin, mi hai fatto veramente incazzare per quella cosa di Maluma, vaffanculo. Ah, e ti senti liberata anche tu. A me sembrava di essere andato da Dio, ma forse non proprio. Iniziamo a piano piano risistemare tutte le cose. Tranne cercando di parlare con loro, perché è il problema. Va bene, mi arrendo. La famiglia non è la soluzione. Ma siccome siamo entrati in confidenza, provo a fare qualche domanda per scoprire se quello che ci hanno raccontato su di lei è vero. Ma diciamo quello che ha detto Betty? Che cosa? Sì. Che cosa ha detto Betty? Sì. Secondo me va solo a puttana, te lo dico bello chiaro. Allora, se io mi prostituissi, ho le mie sante ragioni. Se dovessi capitare, ho un motivo perché lo faccio. O se no, ti devo domandare, mi mantieni tu? Mi compra lei le mutande pulite? Se io dovessi fare la prostituta, ho i miei motivi, lo devo fare per una ragione più forte di me. Quindi ti è capitato di farlo? No. Perché ad esempio mi hanno parlato di un hotel. Io sono stata lì una settimana e non sono stata di più perché ho litigato con quella persona e si chiama Zorro. Zorro si sente lui dice che è lui che si vuole prendere questa responsabilità. Di te? E perché a volte io non ce la faccio, io dico guarda io dormo per strada, però quando non ce la faccio con la mia testa, paga l'hotel, io no, io mi interessa, io scappo. Non ti hanno mai chiesto nulla in cambio? Non ti nego che i ragazzi ci provano con me, non te lo nego. Non ti nego che abbiamo bevuto qualche birra insieme, non ti nego che ho provato a frequentarle, anche se io gli ho detto 100.000 volte, non provare, perché ti dico che se no è no, è no. Oh, se continui a rompere le scatole, va bene, ok, poi ti faccio contento. Tanto per cambiare, ognuno racconta una versione diversa dei fatti, ma arrivati a questo punto poco importa. Adesso la missione è solo una, riuscire ad aiutarla a prescindere dal suo passato. Ed è qui che entro in gioco io, che trovo la maniera insieme a te di aiutarti a risolvere un problema che magari adesso fai difficoltà a risolvere da sola. Ti porto a casa? E cosa facciamo altrimenti? No, ti porto a casa. E come la prima volta in cui ci siamo incontrati? Dimmi che ti sei trovato, vi siete trovati bene in questo momento e che basta. Anche oggi si preoccupa se siamo stati bene. Ragazzi, vi ho fatto vedere un po' di mal di testa? No. Ah, meno male. Vi siete annoiati? No. Ok, bene, grazie. Io sono qua dentro, in questo posto. No, non mi lasciare proprio davanti al parcheggio perché loro non vogliono... Ti lascio qua? Sì. Ci sentiamo e proviamo a capire come fare per aiutarti a risolvere la situazione. D'accordo. In genere. Ciao. Mi
Mi attivo per trovare una soluzione e con l'aiuto dei carabinieri trovo un'associazione che forse fa il caso nostro. Ci tengo a fare tutto quello che posso fare per riuscire ad aiutarla, perché sono entrato a gamba tesa in questa storia. Quindi almeno offrire la possibilità di venire nella vostra struttura e essere, non so, visitata o ascoltata, o insomma qualcuno di più competente di me. E poi io non lo conoscevo, sono andato a guardare le foto di questo Maluma e hanno un tatuaggio uguale, quindi lei è super convinta di questa cosa. Bisogna toglierla dalla strada. Ce la facciamo, sono fiducioso. D'accordo. Va bene, okay. Grazie mille allora, ciao, buona serata. Ciao, grazie. Prima di rivederla e farle questa proposta, c'è una cosa che mi sembra giusto fare. Let's go. Dato che la situazione è molto molto contorta e io sono totalmente in mezzo ormai, non so bene come comportarmi, e per avere un quadro più dettagliato di tutta la situazione sto andando a Novara a parlare col fratello e con la mamma. Siamo arrivati a Novara. Che cazzo non è Sterling qua? Vieni qua e fai solo domande sul nome. Signora, come mai? No, è ovvio che scappano. Ti dicevo, no, signora, parliamo prima delle cose importanti. Perché questo nome? Cioè Giulio, Mauro, Francesco. Che stupido. Piacere. Starling. Alessandro. Ciao, piacere Gabriele. Starling. Permesso. Piacere Alessandro. Allora, prima cosa, vi assomigliate tantissimo. Tu e lei siete proprio gocce d'acqua. Adesso fate bene attenzione, perché se state iniziando a perdere qualche pezzo, questo è il momento in cui potrete metterli insieme. Potete raccontarmi un po' meglio la storia di... Lei ha dato sempre molto ribelle, molto... un carattere diverso, diciamo. Poi vi è successo un piccolo problema e di lì è partito tutto. E si può sapere qual è questo piccolo problema? Sono rimasta incinta, siendo minorenne, e io, che ci tengo comunque alla vita, ho deciso lo dovevo tenere e l'ho tenuta questa bambina, Kimberly, che poi da bambina abbiamo scoperto che aveva la sindrome Downs, okay. Trisomia 18, e lì è partito tutto. Lei ha provato a farla finita a Napoli, si è buttato giù di un terzo piano, è stato in coma. E per quanto tutto questo sia già tragico di per sé, c'è un ulteriore aspetto che rende la situazione ancora peggiore e che forse spiega la reazione di Giudelka. Per mantenerla in vita gli si doveva dare delle dosi di medicina molto molto dolorosa, lei. Quindi sono arrivati a un certo punto, farla soffrire, farla finita, non dice farla finita per la bambina. E la mamma di Judy ha addirittura delle foto di quel periodo. Questa qui è la Kimberly. Poi era nell'ospedale a Napoli. Qua era dopo essersi buttata? Sì, lì era in coma, non capiva niente. Stalin poi ci parla di Giudelka prima della morte della figlia. Ci racconta dei suoi sogni e di com'era da bambina. Comunque il suo sogno, diciamo, era, le piaceva truccare. Si truccava e rimaneva in casa. E stava davanti allo specchio per ore, mi rompeva le scatole che voleva che gli scattassi sempre mille foto a lei e mia sorella. Insomma, siamo tutti noi. Il fatto dell'essere bipolare è venuto fuori quando? È venuto fuori quando era all'ospedale di Napoli, prima di quell'episodio, e lei faceva delle cose tremende, veramente pesanti. Tipo, una volta mi ha accusata, non mi vergogno anche a dirlo, che io la faceva prostituire per mantenermi. Okay. Però me lo ha detto davanti a delle persone che io volevo morire. Poi ho parlato con il psicologo a Napoli, mi hanno detto che lei è fortemente bipolare. Addirittura ci hanno consigliato di dormire chiusi perché in qualsiasi momento le poteva fare qualsiasi pazzia. Poi lei a me mi odia da morire. Ma e perché? Queste persone qua, più tu le ami e loro più ti odiano. Ma e quindi c'è per forza una persona terza che le dà una mano, oppure... Anche a Torino l'abbiamo tenuto in un albergo, sono messa d'accordo con un frate. Questo frate le ha cercato un albergo, io lo pagavo. Ok, quindi lei non vuole sapere che l'aiuto arriva da te, però sei tu che la stai aiutando. Sento proprio che manca qualcosa. Manca un tassello. Esatto. Secondo voi già prima della figlia lei aveva questa malattia? Addirittura mi ricordo un fatto che ha litigato con il fratello più grande, ha preso un vetro, si è tagliata tutta. A che età questo? 12-13 anni. E di lì io l'ho portata per la prima volta da psicologo. E tutte le volte che l'abbiamo portata lei diceva, non devo parlare con lui. Cioè il problema è che lei, essendo maggiorenne, è libera di decidere se lei vuole stare là, voi non potete costringerla. La giudice disse che non si può prendere la responsabilità perché lei è maggiorenne.
perché sinceramente la domanda che mi faccio tutti i giorni, se una persona non sta bene con la testa, come fa a decidere? Come fa una persona che non sta bene, che si fa male da sola, andare da uno e dirle ho bisogno di cura? Se lei avesse un anno, 2 anni di cura, così una ragazza normalissima. Ah, potrebbe vivere normale. Però bisogna essere chiusa in un centro dove viene seguita, prendendo le medicine giorno dopo giorno, e lei guarisce. Quindi il vostro obiettivo è far sì che lei abbia la possibilità di curarsi. Quando era a Napoli era un ragazzo bravissimo. Il discorso sul ragazzo di Napoli mi fa partire un flash sulla storia di Maluma. Perché lei mi ha detto anche l'altro giorno che voi non accettavate la sua relazione con Maluma. Sono stato di Maluma con te, eh. Non so da dove mi ha detto. Ok, quindi è probabile che anche a me abbia detto delle bugie. Per lei non è una bugia, perché è quello che in quel momento pensa. Essendo bipolare a due persone. Ma con me è sempre stata una. Può essere che tu, avendo la telecamera in mano, a lei piaccia che qualcuno la riprenda, e quindi proprio per quello è magari con è gentile con lui, perché le piace essere nella sua testa magari famosa, no? Mio fratello me l'ha mandato prima la nota di voce, le dice adesso come farò? Come vamo a se? Sto diventando famosa, sono famosa. Sì, io mi vuelvo famosa e ricca. Oh, sì, io ricordo che sarai tu il primo, perché io diventerò famosa. Il primero che me va a buscare, va a stare qui conmigo. Io mi acuerdo lo che me dijiste. Una volta mi ha detto un medico che lei più che altro è arrabbiata perché vorrebbe essere me. Perché lei non ha riuscito mai a essere quello che io sono riuscita a fare. E quindi forse può essere che non farsi trovare, non avere nessun rapporto con te, nella sua testa è come un fallimento per te. Eh sì, allora secondo me il fulcro di tutto è questa rivalità che ha con te. Se io torno indietro da quando ho portato loro qua in Italia. Vuoi fermarti? Se l'ho fatta. Non, una volta mi pensavo mamma peggiore del mondo, ma non è vero. Beh, anche quello che stai cercando di fare, nonostante il fatto che lei ti respinga, è sicuramente dimostrazione. Ma me, se lei sta bene, che io so che di te sta bene, vuole stare lontano di me, amen, io mi farei una ragione, tu a casa mia. Ma sapendo io la situazione che lei vive, come faccio io a stare bene? Certo. Hai visto dove vivo, no? Io c'ho adesso la cucina e quella di là, che c'ho quella finestra. Io tutta la mattina mi alzavo, che adesso mi sono promessa di non farlo più, e sedevo lì a guardare il treno. Dove? Magari dentro quel treno. Avrà fame, avrà mangiato, ci avrà sole. Qualcuno le starà facendo del male. Sì, ma ti faccio vedere come che dormo. Devo prendere le caramelle, se no non dormo. Deve lavorare lì? Andiamo in cucina, ragazzi. Sì, ma guarda, figurati. Ma e come pensate che si possa mantenere adesso lei? Secondo me se ne approfittano questi ragazzi di lei. Infatti lei parla che la vogliono sposare, perché essendo cittadina italiana, loro sono senza documenti, lei ne parla spesso di questo. Ma e se avessi la possibilità di dirle, una cosa, cosa sarebbe? Wow, che mi manca la voce. Io vorrei abbracciarla. Io sogno con abbracciarla, accarezzarle i capelli, dirle che amo tantissimo. Come amo lui un po' di meno. Tipo quando c'avevamo la Kimberly, che la mettevamo in mezzo di noi due, che ne parlavamo. Lei era d'accordo quando tu prima ci raccontavi, no, che bisognava decidere se continuare le cure alla bimba oppure, diciamo, non farla soffrire più. Lei era d'accordo oppure vi siete scontrati in quel momento? No, mi ha dato la colpa che io non l'ho lasciata fare la mamma. Nel senso che quando la bambina è nata, mia figlia era minorenne, era piccola. E quindi, no, forse 16 anni, forse neanche 15, adesso non mi ricordo esattamente. Ma così minorenne? Sì, era proprio... E quindi quando è nata questa bambina, io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava. È come che mi sono dimenticata del mondo. È vero che stavo sempre attenta anche a mia figlia, però la bambina per me in quel momento era... La più fragile, sì. Certo. Quando mi hanno chiamato, che mi hanno detto che aveva le vita 3 mesi. Quando se l'hanno detto mia figlia... ti dico, e questa cura dovevo pagarla io perché non la passava l'altro, perché era una malattia rara. Quando è stato l'ultimo momento, che era già quasi a 6 mesi, è venuta la dottoressa e io sono andata al reparto e mi ha detto: signora, è arrivato il momento, lei deve decidere se la teniamo ancora un giorno o due, se la lasciamo andare.
ma tanto più vai là più soffre. E io ho detto, fate quello che dovete fare, io non sono in grado di prendere decisioni in questo momento. E loro l'hanno fatto andare lentamente, lentamente. Quindi può essere che lei ti, tra virgolette, incolpi? All'inizio lo diceva, che era colpa mia, che la Kimberly era morta, che io l'avevo ammazzata. Vabbè, mi ha colpato tante cose che ormai mi sono abituata, però io dico che magari avrò commesso qualche errore con i miei figli, perché sono mamma, e noi mamme di errori ne commettiamo tanti. Non lo so, ragazzi. È impossibile sapere come siano andate realmente le cose. L'unica certezza è che in una situazione così complessa nessuno sarebbe riuscito a non commettere alcun errore. Sono fiducioso che stiamo andando verso un... Io ti guarda, adesso dirà mio figlio dato il mio numero, io sono qua. Se riuscite a qualcosa, fate felice la mamma. No, felice, felicissima. Mm-hmm. Me date la vita. Ciao, ciao, ciao. Lì dentro ho avvertito il cuore puro di una donna in difficoltà. E ora, con una visione più ampia dei fatti, sono pronto per portare a termine la missione. Domani la incontro e le proporrò l'associazione. Vediamo come reagirà. E come da piano, 24 ore dopo... Sono venuto qua così le prendo un pigiama, dei trucchi e uno spazzolino in modo che poi non sia costretta a tornare al manicomio, ma possa andare direttamente via con l'associazione. Ciao ciao! Arrivati all'Imbiate. Io sono arrivato a Roccia. È molto strano perché mi aveva scritto un messaggio dicendomi che ero in ritardo, però lei non è qua. Ha per caso visto una ragazza di colore con i capelli lunghi lunghi? No? Non capisco. Risponde la segreteria telefonica. Ah, mi ha scritto un minuto. Eccoti. Rispetto a quello che avevamo detto l'altra volta, tu sei sempre dell'idea che ti piacerebbe trovare una soluzione. No, guarda, voglio restare tutta la vita lì dove sono. Sei ironica. Io ho trovato una soluzione. Sentiamo, dai. Ok, perfetto, andiamo. Io comunque ti ho preso delle cose. Se ti fanno rimanere già questa sera, così non serve che torni indietro. Entriamo dentro che ci aspettano. Grazie. Che pigiama mi mancava, sono contenta che mi hai portato il pigiama. Buonasera. Buongiorno. Pausa. Quello che vedrete potrebbe sembrare una semplice conversazione tra il responsabile dell'associazione e Giudelka. Nell'ascoltarla però vorrei che mi faceste un favore. Tenete in mente tutto quello che anche voi ora sapete sulla sua vita e sulla sua storia, perché questo qua potrebbe essere il momento in cui la sua vita, dopo 4 anni per strada, cambia totalmente. Ciao! Ciao! Quanti anni hai? 28. Fammi vedere la faccia. Che bella che sei. Prego. Tu saresti disposta ad andare in una casa d'accoglienza? Se mi accolgono molto volentieri. Certo, se glielo diciamo noi ti accolgono per forza. Hai i documenti tu con te? Me li dai? Bravo. Domiciliati in Villa Mella? No, lì a Santo Domingo, dove sono nata. Villa Mella? Ma penso. Incredibile. Perché? E qui è Villa Mella. Questa si chiama Villa Mella. Non ci posso credere. Sì, no. Questa è Villa Mella. Mamma mia, che coincidenza incredibile. Che coincidenza assurda. Beh, è il posto giusto. Lì se entri rimani. Non puoi uscire. Ci sono le educatrici, ci sono le psicologhe, ci sono gli educatori, ci sono le altre famiglie, ci sono i bambini. Devi solo fare la brava. Sempre. E se sei stata sfortunata fino a ieri, da oggi sei fortunata. A oggi in avanti la fortuna, ricordatelo, te la costruisci tu. Noi ti possiamo aiutare, ma tu però ci devi ascoltare. Sono d'accordo, sì. Se ti ascolti, noi riusciamo a farti diventare una ragazza fortunata. Va bene. Alessandro, ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ci sentiamo. Non so cosa dire, a volte parlo tanto, a volte rimango senza parole. I regali glieli diamo quando va? L'ultimo giorno? Sì. Ci tengo lì, se no ho paura che poi dopo di là mi fanno casini. Ah, ok. Vi faccio una confessione. Quando sono andato a cercare Giudelka la prima notte, non avevo minimamente idea di cosa stessi facendo. Sono andato là spinto solamente dalla curiosità. E sono mega felice di aver dato retta alla mia curiosità, perché nella vita davvero si può imparare da chiunque. E da Giudelka io ho imparato che non è mai troppo tardi. Bisogna solo essere attenti a quando arriva l'occasione giusta
e sfruttarla. È un po' come quel proverbio che dice che il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa e il secondo miglior momento è oggi. Io non vedo l'ora di vedere come crescerà l'albero che forse siamo finalmente riusciti a piantare. È il grande giorno. Non devo neanche mettere il navigatore perché con tutte le volte che ho fatto la strada per andare a Limbiate la so quasi a memoria. Però scherzo, lo metto. Adesso l'accompagno a fare il tampone e poi la porto nella struttura dove dovrò aspettare un giorno prima di essere collocata nella sua nuova casa. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a lei, signore. Partenza. Hai raccontato a quelli che stanno lì nella struttura cosa avresti fatto? Oppure hai preso e sei andata via senza dire niente? No, no, solo Mohamed, quello okay. Che passo più tempo con lui la giornata. Ok, e lui cosa dice? Ha detto, va bene. Era contento per te? Sì, né. Perché? Perché magari già era abituato a stare tutto il giorno, passare la giornata fino a sera con me. Sono molto delicati. Lui è andato bello deciso. Sì. Dobbiamo aspettare una mezz'oretta prima di andare all'hotel, quindi ci piazziamo in questo bar fighissimo. Oggi grande passo. Sì. Quanto è incredibile la vita. Esatto. Cioè, questa situazione qua è assurda. Solo con una persona che era data per scomparsa da 3 anni così, a bere il cappuccino. Pazzesco, pazzesco. Lo dirò ancora una volta. Pazzesco. A breve scendo con lei in modo che le mostro la strada, va bene? Ok, va bene, grazie mille. Perfetto, allora possiamo andare. Io sono gasatissimo. Insomma, che strada. Eurotel. Parcheggio. Ok, parcheggio. Prima di entrare lì dentro, io ti faccio una promessa, ovvero che non mi dimenticherò di te, ti terrò d'occhio, diciamo. Tu cosa mi prometti? Che... starò buona. Brava, perfetto. E che rimarrai lì senza scappare. Ci provo. No, promettimi che ce la fai, perché ce la fai, vedrai, e poi sarai contenta. Te lo prometto. Ok, bene, perfetto. Allora, con questa promessa io ti consegno ufficialmente i miei regalini che ti avevo preso l'altra volta. Grazie. Sono tuoi. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao. Mi viene quasi da piangere a me, cavolo. Io che piango ve lo risparmio, ma c'è ancora una cosa che non posso non farvi vedere. Ce l'abbiamo fatta. Davvero? Sì. Ma sai che adesso tu sei già una mamma che nera? No, davvero, guarda, io non... Cioè, se te devo dire che con le parole te devo dire grazie, non basterebbe mai, ma proprio mai, mai. Tu sei riuscito a fare in pochissimo giorno quello che io non riesco a fare da anni. Davvero, non trovo la parola in questo momento per dirti grazie, non... Vorrei abbracciarti, vorrei fare tante cose, ma non riesco perché mi sembra che non è vero, mi sembra che è un sonno. Ma non lo è. Buona vita, Giulia.